Torna a Cortona l'immancabile appuntamento con la mostra dei bovini di razza Chianina, che da 2 anni trova casa nella nuova location della Fratticciola al Museo della Civiltà Contadina. È la 68esima edizione. Si parte sabato con numerose novità. Allora, intanto la più importante, la partecipazione di un numero maggiore di allevatori. E questo chiaramente è una delle cose più belle che possano esserci state, perché nonostante un anno veramente di passione, dimostra che ci sono persone che ancora credono in questa attività e la portano avanti con uno spirito incredibile. Altra cosa molto importante è il numero maggiore anche di partecipanti nel reparto della fiera, quindi artigiani, quindi comunque associazioni, gente del settore che aiuterà a rendere questi 2 giorni veramente una festa. Una 2 giorni fantastica a Fratticciola. Per il secondo anno consecutivo ci sarà la mostra dei bovini di razza canina nella località Fratticciola, che ci ha aperto a braccia aperte, dove avremo l'esaltazione di una delle 4 eccellenze del nostro territorio, vale a dire appunto la razza canina. Un grande grazie ovviamente a tutti gli attori che hanno partecipato a tutto ciò, o vale a dire all'Associazione Il Carro, responsabile del Museo della Civiltà Contadina, alla Cortona Sviluppo, al contributo sempre importante e attento della Banca Popolare di Cortona, e ovviamente alle associazioni di categoria tutte, non le elenco per non tralasciarne nessuna. Mostra bovina, convegni, lezioni sulla chianina, passeggiate tra la natura, cooking show. Fratticciola è pronta a fare la sua parte con tutta la sua ospitalità. Ci permette a noi, che è un paesino di 280 persone, di riprendere un po' di socialità dopo tutto questo periodo brutto. Di ritrovarci, di fare delle cose insieme e di fare anche un grande evento, insomma, che promuove tutte le eccellenze del nostro territorio. Ci sarà una scena finale che serve come ringraziamento e come chiusura del tutto, fatta chiaramente non da grandi chef, ma fatta dalle nostre massaie che mettono in cucina l'esperienza contadina delle loro nonne, insomma.